Professionale di Chiara Pavoni è ricchissimo di esperienze formative che vanno dallo studio della danza classica, contemporanea e jazz, allo studio delle percussioni, passando per la Scuola di Teatro di Bologna e per i corsi di arti sceniche e video presso l'Atelier della Costa Ovest di Castiglioncello. Sono innumerevoli le sue partecipazioni teatrali, come regista, coreografa, attrice e ballerina. Così come molto numerosi sono i suoi reading in tante città italiane. Nelle sue attività televisive si propone come conduttrice e attrice. Molti suoi videoclip sono inseriti in produzioni cinematografiche. Il suo video della poesia, Il brivido più lungo, tratta dalla raccolta Erotismo. Sì, di Bruno Mancini, è risultato primo classificato nella sezione recitazione dell'ottava edizione del premio 8 milioni 2019. Quindi, nel novembre 2019, è stato proiettato sia nell'auditorium di Mare Culturale Urbano e sia nell'aula magna della SIAM Società Incoraggiamento Arti Mestieri. Come parte integrante degli eventi proposti dall'Associazione Culturale Da Ischia all'Arte di Là, nell'ambito del palinsesto della manifestazione internazionale Book City 19. Chiara Pavoni ha realizzato nel 2020, in piena crisi pandemica, molti video nei quali offre toccanti interpretazioni di testi poetici, impegnandosi in qualità di regista scenografa ed attrice recitante. Tra i tanti vi segnaliamo la lettura della poesia Indaco, tratta dalla raccolta di poesie Erotismo sì, scritta da Bruno Mancini, che vi proporremo in altra parte di questo evento. Ed ecco a voi Chiara Pavoni. Sono felicissima e onoratissima di presentare questa edizione diversa, speciale, come tutto quest'anno, del premio 8 milioni da casa mia, da Interno 4, che spero sarà presto pieno di persone, di grandi artisti come quelli che hanno partecipato a questo premio. E sono sicura che faremo prestissimo una bellissima festa qui. E sono onoratissima di far parte di questa nuova edizione e tra l'altro di dividere l'onore di questo palco con i protagonisti di questo evento. Prima di tutto il mio adorato Bruno Mancini, che presidente dell'Associazione Culturale Da Ischia all'Arte di Là, nonché proprio ideatore del premio internazionale 8 milioni. Io ho conosciuto Bruno, lo dico sempre, lo ripeto, un primo giorno di primavera, quindi insomma la primavera dell'anno scorso mi ha fatto conoscere Bruno e mi ha fatto conoscere tutti questi artisti così interessanti, come una ventata di vento primaverile.
E oltre a Bruno Mancini, io divido questo palco ideale anche con Maria Pia Sciaghi, editrice del Sextante, del magazine Eudonna, con Gaetano Di Meglio, che è direttore della testata giornalistica Il Dispari, e Dalila Mushalfa, presidente dell'associazione algerina ADA. Io spero di avere presto l'onore di conoscerli tutti personalmente, di vederli dal vivo, di abbracciarli, di baciarli. Ed ora che entri la musica! Domenico Umbro per il quarto anno consecutivo è presente al Book City di Milano 2020 come musicista nei progetti culturali presentati dall'associazione Da Ischia l'Arte, DILA. Infatti, ha proposto concerti da solista nel 2017 nell'auditorium del Museo delle Culture Mudet. Nel 2018 ha suonato sia nell'Aula Magna della Società di Incoraggiamento Arti e Mestieri, SIAM, sia nell'auditorium di Mare Culturale Urbano. Nel 2019 ha suonato brani musicali di Roberto Prandin su testi di Bruno Mancini nell'Aula Magna della SIAM e nell'auditorium di Mare Culturale Urbano. Sue succinte biografie sono presenti in diverse antologie pubblicate a cura di Bruno Mancini e di Roberta Panizza, con la collaborazione della testata giornalistica del Dispari di Gaetano Di Meglio, tra le quali vanno citate Una pagina, un'emozione, Penne, note, matite, Magari un'emozione, tutte edite dal Sextante di Maria Pia Sciaghi. Thank you.
Intanto io credo che in un premio del genere sia doveroso parlare dell'antologia Arte altrove. Edita dal Sextante a cura di Bruno Mancini, è un compendio di opere d'arte varie proveniente per lo più dalle selezioni delle 5 sezioni della 9ª edizione del premio internazionale 8 milioni. È sicuramente un libro da suggerire a tutti coloro che ritengono l'arte in generale, la poesia in particolare, essere qualcosa di più e di meglio della banale sintesi di apparati narrativi prevalentemente ruotanti intorno alla sfera delle emozioni amorose. L'arte come entità autonoma di espressività complessa, l'arte come aggregante per la somatizzazione di emozioni. Queste sono alcune delle potenze che forzano le professionalità artistiche degli autori di questa antologia, rendendola promotrice e anche complice di una validazione espressiva che forgia pagine simili a momenti di assoluta apnea nel micro universo circostante e disponibile, senza limite, per l'immersione di lettura degli spettatori catalizzati sulle onde magnetiche che essa emana. L'emotività è la principale caratteristica individuata per dare concretezza alla realizzazione dell'idea ispiratrice di questo volume. Nelle pagine dell'antologia troverete tanto talento e tanta professionalità e anche tanta capacità di ammaliare il pubblico fortunato di poterlo leggere. Quanta è la modestia che trattiene gli autori delle opere nel compiere imprese che, pur essendo proibitive per tanti artisti, sarebbero congeniali alle loro attitudini se solo decidessero di passare alla sponda del commerciale, disattendendo le spinte passionali che li inducono alla più totale libertà espressiva. Strutturata con un profilo pluritematico, la composizione delle varie sezioni in cui è organizzata Arte altrove viene proposta con una serie di tasselli organizzati in base al criterio della matrice culturale, pronta comunque e sempre a far emergere da una pudica riservatezza la scoppiettante vivacità delle seducenti forme di attrazione artistica agli occhi di chi ne sappia leggere i palpiti primitivi. Poesia ed arti grafiche in prima linea, seguite da giornalismo, musica e recitazione, si srotolano nella ordinata dinamica che compone le pagine di questo libro. Il tutto articolato in intrecci, con sezioni dedicate a nuovi artisti selezionati dalla casa editrice Il Sextante di Maria Pia Ciaghi, ad artisti segnalati dalle sedi operative dell'Associazione Culturale da Ischia l'Arte d'Ila, e da personaggi indicati dal quotidiano Il Dispari di Gaetano Di Meglio, fino alla chiusura del tomo che contiene un florilegio di poesie pubblicate da Bruno Mancini con il titolo Promo 1. L'opera grafica che dà forma alle copertine è stata realizzata e gratuitamente messa a nostra disposizione dall'artista di chiara fama Gianluigi Filippini, che ringraziamo moltissimo, e spero di aver pronunciato bene il tuo nome, Gianluigi, se no perdonami. Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio studio. Io sono Filippini Gianluigi, in arte Jean-Philippe. Da molti anni sono un pittore, un artista. Ho realizzato diverse esposizioni collettive e esposizioni mostre personali. Ringrazio lo staff di Book City, tutta l'organizzazione, il presidente, l'assessore alla cultura del Corno. Quest'anno sarebbe stata una bella occasione. Sì, quest'anno sarebbe stata un'occasione per incontrarci, per crescere e mettere un nuovo seme. Ma come sappiamo, la cancellazione di tutte queste, di tutte le varie manifestazioni, ci ha portato a parlare con una telecamera. Però io devo presentarvi un libro. Un libro, un'antologica. È un premio internazionale 8 milioni, ideato da Bruno Mancini, uno scrittore e poeta di Ischia.
Tutta questa è l'antologica organizzata anche dall'Associazione Culturale da Ischia, l'Arte Dila, con la collaborazione della testata giornalistica Il Dispari di Gaetano Di Meglio e con l'editoriale della casa editrice Sestante di Maria Pia Ciaghi. Ecco, questa è la visitazione del quadro Il Parnaso. Come dicevo prima, all'interno, nelle pagine di questa antologica, l'antologia, troverete tanto talento e professionalità delle persone. Si compone in varie sezioni, c'è la parte poetica, grafica, quadri, giornalismo, musica e recitazione. E troverete anche una sezione dedicata agli artisti selezionate dalla casa editrice Il Sestante di Maria Pia Ciaghi. E da personaggi indicati anche dal Il Dispari, sempre di Gaetano Di Meglio. E per ultimo, in questo libro ci saranno delle poesie di Bruno Mancini, pubblicate con il titolo Promo 1. E la copertina, come dicevo prima, la copertina è una rivisitazione del famoso quadro Il Parnaso di Raffaello, che, come sapete tutti, è un affresco che si trova nelle Stazze Vaticane a Roma, nella sala della segnatura. È un affresco un po' messo da parte, tra virgolette, perché quando si entra in questa bellissima sala siamo tutti attratti dal famoso quadro La Scuola di Atene. E questo è un po' così, messo da parte. Ma perché ho voluto rappresentare questo quadro? Perché innanzitutto perché ho voluto rappresentare le arti, come ben sapete, le muse e Apollo sono i custodi delle arti. Custodiscono la bellezza, la prosa, il teatro, la musica. Nella rappresentazione di questo quadro, Apollo suona la sua lira, il suo strumento, e inebria le muse, facendole danzare, ecco, intorno a sé. Poi, tra l'altro, anche Raffaello ha rappresentato anche Dante, Virgilio, Omero, anche sommi poeti. Però, nella mia rappresentazione, Apollo suona la sua lira, però dal suo strumento non escono più delle note musicali. Purtroppo escono degli algoritmi, sono dei subdoli, sono trascinatori di masse verso la più anonima mercificazione. Se essere liberi vuol dire conoscere la nostra storia per capire il presente e immaginare il futuro, allora essere liberi vuol dire amare e comprendere la vera essenza del bello. Cosa voglio dire? Che se pensiamo di essere liberi, se vogliamo essere liberi bisogna amare il bello, perché se non si ama il bello, non si ama la cultura, non saremo mai liberi, saremo merce di questi famosi algoritmi. Perché Apollo si è travestito. Apollo, anzi, era abile anche nella mitologia greca, anche lui era molto abile a creare dei personaggi. Voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare Bruno Mancini, l'associazione Dila e tutto lo staff che ha collaborato per la realizzazione di Book City di Milano. Grazie a tutti, grazie Jean-Philippe. Arte altrove. Giunge dopo una lunga storia di piccoli ma continui successi che a partire dal 2009 hanno costruito le premesse per le quali tutte le antologie degli ultimi 5 anni sono state gratificate dalla partecipazione all'edizione Book City e negli ultimi 2 anni hanno avuto il privilegio di essere mostrati in pubblico nel Big Stand allestito nel Castello Sforzesco di Milano, insieme ai nomi più altisonanti della letteratura mondiale, insieme alle collane più rinomate delle maggiori case editrici internazionali,
e a disposizione di un pubblico numerosissimo, composto da visitatori di provenienza cosmopolita. Arte Artove avrebbe dovuto essere presentato in questi giorni nel Teatro Franco Parenti, ma siamo certi che, nonostante le difficoltà imposte dall'assoluto rispetto delle norme di difesa e contrasto al Covid-19, riuscirà anche questa volta ad essere al centro di numerose iniziative artistiche e culturali che verranno proposte in biblioteche, in luoghi di incontri pubblici, partendo appunto da questo Book City, che resta un importantissimo evento internazionale, seppure realizzato in questa diffusione online. Noi sappiamo di aver avuto il coraggio di non sottomettere la nostra idealità ai compromessi di tipo commerciale e, o peggio, di politica commerciale. Sappiamo che i lettori saranno disposti a valutare favorevolmente le opere proposte dai tanti artisti presenti nel volume. Lanciamo quindi alcune nuove promesse di varie arti, offrendo loro uno strumento per emergere dalla penombra, addirittura dal buio, fino ad essere esposte alla viva luce della ribalta pubblicitaria, ove i migliori saranno certamente individuati dai lettori, che sapranno ben riconoscere in taluni dei novelli argonauti coloro che avranno ruoli da protagonisti, con non lontana affermazione di indubbio valore. E io ne sono sicurissima. Dalla raccolta di poesia Non sono un principe, a Casablanca. Farfalle filigranate in vetri di Murano, questi giorni di stasi e di attese, queste notti di sonni convulsi, brutali desideri a muovere la vita. E ancora non si fermano pensieri e decasillabi, domani, ieri, sbalzati fuori dal presente. Apro il sipario sui mondi paralleli, tra patatine fritte e ville popolari, scovo puttana priva di spocchia, dietro lo schermo piatto, come da un altro mondo la sua vocina aliena sberleffa. Amor, amor. Accattoccio speranze e delusioni, implico sigillato, destinatario il mio destino. Ometto la linguella di chiusura, sigillo di fu negato. Sconfino nel banale, lì dove un notiziario intitola che non c'è festa a Casablanca. Spiaccicata scandalosa memoria, non più brillo d'entusiasmi, contro me stesso, trucido pirata, incatenati anamnesi alla ruota della tortura, orrò misura, saldo tra passioni e delusioni, gemme, tempeste, inganni, fin quando in sconveniente epilogo folle apoteosi di una mia poesia sarà farfalla incastonata, mosaico decorativo sul girotondo opaco di una coppa. Thank you.
Raccolta la mia vita mai vissuta adesso. Manca solo un rito voodoo, ogni mattina scrutare nel controluce dei contrasti il volo, gli uccelli pavoni, attendere per coito fertile configurazione astrale, spargere sale e ciabattare con un rosario in mano. Manca l'ultimo anello, dalla follia alla scemenza, pelle disidratata da pianti inutili, scoppiano i timpani ai canti di sirene, il neologismo, amore, è solo una carezza sulla gota. Sarebbe giusto chiudere adesso al manto di luna che offusca le stelle, il cerchio dei misteri. Superstizioni, pietosi inganni, con l'unico miracolo possibile, serenità. Raccolta agli angoli degli occhi, agli angoli degli occhi, agli angoli degli occhi sotto vizi amiche prepara a morte nostalgia, passa più parti, lampo di tempo indietro, indietro secoli e sempre come sempre, cambia, se non adesso, a morte. Alla viola nasce il pensiero e posso ancora muovermi, venirti accanto e senti la corteccia vecchia e inutile. Davanti al tempo,
alla carezza gelida. Rive odorose d'alghe, sabbia, costrutta a forma di castello dalla fantasia fanciulla, regna di sole e di sapore di pesce. Vento compagno di lunghe solitudini, soffio della mia vita. Quando era suo dominio il mare, quando sognavo nella tua ebbrezza regni, acque, d'assiduo moto risospinti a riva, sui miei piedi, docili alla carezza gelida, acque insensate, indomite, voraci, gracili giganti deformati dalla fantasia del tempo, necessità di sonno al ritorno. Sarà raccolta la sagra del peccato, amico. No. Ho poco tempo per essere la copia antica di me stesso. Ho come bianca leggenda attesa da voce di grotta, sommersa, tra chele ed aragosta, insinuante. E danze d'alga incerta e flussi di onda nebulosa. Mi punge una figura di uomo nudo, col volto incastonato da denti spezzati e un cuore in mano. C'è ancora, se voglio, un goccio di pazienza. Raccolta agli angoli degli occhi, bagna la pioggia di un'ora tarda i giorni dell'estate, tardo a venirti incontro e non mi scuote l'odore più bello della polvere, la mia polvere bagnata. Attendo il sonno più lungo di luce che mi conquisto sperando motivi, tante parole vissute molto in fretta alla luce dei neon e delle immagini riflesse. Se giunge un canto, se giunge una goccia, se cerco un nome, almeno quello dammi, come io ti do. Thank you.
La raccolta Sasquatch, Berenice e i suoi dilemmi. M'attende stanotte il mio domani. Mantice di fisarmonica regina della balera dove mi invito ostico astante a dare una misura alla mia sete. Appare il riguardoso senso di memoria di lei, l'altra bugiarda che andava in altalena morbosa perversione sui miei perdoni inammissibili. L'ingannatrice residuo lembo vagheggiato teorema di improvvisi sigilli, mortificante e finera dolcezza, divaricata sintesi, risucchio d'anime, oltraggia l'udibrio inaccettabile, polinice impasto ai cani, ed io sarò d'antico nella sala. Modello la visione onirica e lascio Berenice ai suoi dilemmi. Non canto e non sorrido. Aspetto l'alba sveglio. Premi per la sezione musica 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni non sono stati assegnati a causa della scarsa partecipazione alla votazione web. Insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già, fra neutri e neri e poi chissà, resterà per sempre, pazza, bislacca come noi. Sempre un po' ruffiana per la mia smania di abbracciarti, tenerezze e baci e ti gingillo i ricciolini, mentre è giunta ormai l'oscurità, accarezzo il tuo collo e già mi accorgo che ti stai abbandonando a un fremito nella penombra insieme a me. Notte dentro te, senza paura dei tuoi ma, sogni dentro me, scordando abissi di perché, sempre siamo noi,
innamorati ma di più. L'ombra è già fuggita senza sapere dove andrà. Ci risveglieremo un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo. Un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo, nel più bel sogno del nostro mondo, nella realtà. I premi per la sezione recitazione 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni non sono stati assegnati, sempre a causa della scarsa partecipazione della votazione web. Dedicata a Santino Spinelli. A te, mio dolce insegnante, dedico la mia canzone fatta di sogni e di desideri. Ami la libertà e la pace del tuo popolo, unito al mio, non diviso da barriere, non incline all'odio, ma all'amore. Vedi il tuo popolo vagare nei meandri della terra, sotto il sole e la pioggia. Predica l'amore ed è odiato. Non sa impugnare le armi, ha scelto di amare il suo nemico. Non distingue l'uomo dal colore della pelle. Sorride a chi gli sbatte le porte. Non vuole sentire parole d'amore. Il tuo cuore pulsa di musica gitana, arriva al mio cuore con il tic-tac delle scarpe del flamenco. Stringi il cuore mio, siamo uniti a combattere con l'amore chi ci odia, senza una ragione. Noi vinceremo e l'amore eternamente regnerà, ogni odio cesserà. Sorridi, amico Rom, mi ha insegnato ad amare. Felicemente noi brindiamo. La pace regna sull'intera umanità. L'olocausto degli zingari. Una tragedia dimenticata. Il grande divoramento. Tra il 1939 e il 1945 morirono 500.000 Rom e Sinti. La classifica finale della sezione giornalismo 2020 per la nona edizione del premio internazionale 8 milioni è stata composta attraverso una libera votazione effettuata su un sito web più i voti espressi da quattro differenti giurie.
Il totale dei voti espressi è stato di 145 e questo è il risultato finale. La classifica finale della sezione giornalismo 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni 2020, ideato da Bruno Mancini ed organizzato dall'Associazione Culturale da Ischia l'Arte di Ila, con la collaborazione della casa editrice di Sextante di Maria Pia Ciaghi, della testata giornalistica I Dispari di Gaetano Di Meglio e dell'Associazione Algerina Ada di Dalila Bouchalfa. Quinto premio, codice G09, Sasha Savastano, che ha preso 13 voti. Quarto premio, codice GO08, Michela Zanarella, che ha preso 17 voti. Terzo premio, codice GO10, Anna Alessandrino, che ha preso 17 voti. Secondo premio, codice GO505. Ha preso 26 voti Daniele Bartocci. Quindi vince il premio della sezione giornalismo 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni con voti 28 e il codice GO07 Emanuela Di Stefano. Complimenti alla vincitrice e anche a tutti i finalisti. Bravissimi, complimenti a tutti, bravissimi. Ora vi leggo l'articolo vincitore del primo premio, GO07, Emanuela Di Stefano. La recensione è di Letizia Cagliazzo. Essere sedotti dal cromatismo e dai fascinosi effetti della digital art di Letizia Cagliazzo è fatto ormai noto, ma senza alcun dubbio, il suo universo è un magico gioco, non solo di creazioni visive, ma di simbologie, che nella nuova dimensione virtuale si ritrovano ad essere libere espressioni vitali, in cui l'immaginazione trova la sua completezza con la realtà. Baciata dall'ispirazione, trova la sua massima espressione nel fruttuoso connubio tra arte e tecnologia, dichiarando chiaramente la poetica di una mutevole creatura che spazia tra le diverse tecniche e soggetti, capace di sorvolare una dimensione che appartiene soltanto a chi sa ascoltare la melodia infinita del proprio sentire, con estrema eleganza e semplicità comunicativa. Il suo linguaggio rientra in quello che potremmo definire il filone delle nuove creazioni visive, una terza dimensione plasmabile dallo slancio percettivo dell'artista stessa. Un passaggio dal reale fino al raggiungimento di un'opera unica ed irripetibile. Una tecnica quindi, quella della computer art, che non ha limiti, esattamente come la mente di Letizia, che riesce a scatenare una vera e propria rivoluzione dell'immaginario collettivo. Osservando le sue opere si percepisce libertà e impulsiva imprevedibilità, ove tutto è possibile. Un camaleonte dell'arte contemporanea che non rifiuta il richiamo delle origini ma le enfatizza facendole proprie. Esattamente come Marcel Duchamp in L-H-O-O-O-Q, più nota come la Gioconda con i baffi. È così che anche la Cagliazzo fa sua l'arte classica, palesandosi nelle opere Bimbe, Insieme, La finestra, Preghiera, La violoncellista, Il vecchio e il mare, esempi chiari di coinvolgimenti della propria sensibilità e conoscenza. Dalla raccolta di Angolo degli occhi, Brulichi. Brulichio di tante palline state a caso insieme per terra. Come fai a parlarmi? Quel fiore che vive una notte per ogni 100 anni. Come fai a parlarmi? Ricordarmi qualcosa. A quest'ora. A quest'ora. La pelle ubriacata
come se io stessi ancora ad ungerla di gin nell'ombelico vuoto piccola coppa, e a grande mano stendessi al freno, al collo. Girati, tutta la schiena e natiche, piuma. Sulle montagne un forte vento di neve ha ricoperto gli alberi. Come vai a parlarmi? Quella tua lunga virginità presa in 2 ore su un letto di tovaglie, un richio di tante palline buttate a caso insieme per terra. C'è un patto. C'è un patto crudele nel mio dono. Tu devi prendere la mia sedia, la birra, il sigaro, la penna per nascere. Giro intorno e non ti tocco. C'è un patto scellerato nel tuo domani. Tu devi prendere il mio sonno, il letto, il lume, le ombre, per vivere. Ti guardo dentro e mi conosco. C'è un patto assurdo nel tuo destino. Tu devi prendere il mio amore. Lo cerchi, ti sfugge, lo stringi. Per essere Ignazio di Frigeria ed Alessandro col cuore di un poeta. Dalla raccolta davanti al tempo. C'eri nel buio di una notte, oltre desiderate vane trasparenze. Desiderate notti, quando solo si sentiva muovere, senza posa, incantata, una mano su un cuore. Ed era niente, fino anche l'eterno.
e l'addolciva e lo spaccava, fiore di neve su azzurro. Stelle sul mio cammino e una scala mostrava e velava, e tu che pure velavi. Cieli nel chiuso di una stanza, alti sopra di sumana speranza, speranza di ritorno, solitario a carpire volo d'affetto, veloce abbaglio che la mente perdona. E chiuderò nell'ossessione incerta. Dalla raccolta la mia vita mai vissuta, cicala, formica. Inviperiti, i racconti che non ho mai scritto mi offendono nel bagno a mezzogiorno, mentre civetto a radermi la barba, in auto con lo stereo, durante il breve tratto tra l'ufficio e casa, al bar di Gilda, nella stradina che conduce al porto, a notte, quando si chiudono i recettori esterni del mio corpo, inorridito. Le mie poesie stracciate nelle bozze mi spiano nel bagno a notte fonda, mentre mi reggo in piedi per scommesse, in auto nelle notti, durante sbandate e derapate, a night, club night, nell'angiporto della galleria, all'alba di ogni giorno, quando l'altrui silenzio è il mio concerto. Isteriche. Le donne che non ho mai voluto amare mi sfidano nel bagno all'ora della doccia, mentre trastullo il corpo nei ricordi, in auto con l'amata, se sono in fuga verso il bosco dei misteri, al bar della stazione, su quel binario di un treno mai partito, nei pomeriggi in cui l'afari spiro del mondo è la mia noia ed è la mia fotografia ignota, la vita che non ho mai vissuto mi aspetta dietro l'angolo di casa, o forse sulle scale di una reggia, oppure sotto il ponte rifugio dei barboni. Dalla raccolta la mia vita mai vissuta, credevo. Ho scandagliato anfratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente,
la mia, la tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra del viscero. I sensi atrofizzati, indormibili indotte, l'ombrico nella vela, per scrivere poesie. Credevo. Ho carezzato muschi, verdognoli tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di me che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro della battona. La mente assente, dalla pelle respirando colori, piumino incipriante gole, per scrivere poesie. Pensavo. Ascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati dai mille traslochi di vita, la mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio. Il mondo fuori stanza, mi scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite, per scrivere poesie. E sono. Davanti al tempo. Vanire in dolcezza di forma, sospesa apparenza, nel gorgo di volute fughe è l'ultimo ponte. E tutto si genera nuovo, sparso tra fossili addii. Poi l'ombra assorbe. Ora che odi lo schiudersi dell'albero, stimoli, palpiti, inganni, acuminata nullità, passione senza pensiero. La classifica finale della sezione Arti Grafiche 2020 per la nona edizione del Premio Internazionale 8 Milioni è stata composta attraverso una libera votazione effettuata su un sito web più i voti espressi da 4 differenti giurie. Il totale dei voti espressi è stato di 535 e questo è il risultato finale.
la classifica finale della sezione Arti Grafiche 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni 2020, ideato da Bruno Mancini ed organizzato dall'Associazione Culturale da Ischia l'Arte, DILA, con la collaborazione della casa editrice Il Sextante di Maria Pia Ciaghi, della testata giornalistica Il Dispari di Gaetano Di Meglio e dell'Associazione Algerina ADA di Dalida Bouchalfa, è la seguente. Quinto premio, codice ART 02, Sergei Kirishenko, voti 20. Quarto premio, codice ART 14, Liga Sara Lapinska, voti 21. Terzo premio, ex aequo, codice ART 25, Daniel Cooper, voti 29. Codice ART 50, Sergei Kirishenko, voti 29. Secondo premio, ex aequo, codice ART 60, Valérien Rossi, voti 31. Codice ART 51, Soledad Yamas González, voti 31. Vince il primo premio della sezione Arti Grafiche 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni con voti 42 e il codice ART 41, Milena Petrarca. Complimenti alla vincitrice e a tutti i finalisti. Di settembre volevo bere whisky and soda e controsenso scammai la moto ruggendo verso il pub. Aveva un fiore tra i capelli, ginda 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 ginda, muoveva passi di lassello. Si di montare con me sul rock and roll del sesso, ma gli rimando, lei disse son 50, 50. Aveva un fiore tra i capelli, zinda, 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 muoveva passi di gazelle. Adesso siamo in sette, marmocchi socera e noi due, e controsenso, sgorba soltanto e tutto senza sesso. Aveva un fiore tra i capelli, ginda, 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 muoveva passi di gazelle. Oh,
Dalla raccolta io fui immortale, eppure se. Eppure se tu fossi stata violata, il vicino di casa maledetto, nel sfatato mondo di innocenza, tu, come madre baldracca del figlio di puttana, tu fossi stata come vergine immolata nel tempio d'Efeso, tu fossi stata violata come gazzella indifesa dal branco di lupi, tu fossi stata violata nella rotta pollaio, come una preda soggiogata dall'amico di famiglia. Tu saresti rinata tra le mie braccia di pescatore d'emozioni, incubata in tenero affetto, oltre ogni attesa, alitata dal vento del sud che cancella le orme maledette dei tanti vigliacchi stupratori. E non potresti perdermi. Io sono vento, io sono forza, io sono crudo esempio di follia. Spingimi nei tuoi dilemmi di lupa insoddisfatta. Nessuno avrà il tuo scalpo. Modifica il tuo stato, rimuovi l'occupato e vieni al sole. Eppure tu mi chiederai di muoverti tra i petali gialli di quei cespugli sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per i tuoi fantasmi. Eppure tu mi sceglierai Caronte, di quel naviglio a punta gialla, traghetto di incoerenza fermo da ieri sul turbine torrente delle tue antiche trepidazioni. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al fuoco forzato ieri per vivere la sfida alle donnine nude sensuali sul canale 900. Eppure tu mi spingerai a rompere la porta dalla cornice verde a guardia del tuo letto dipinta ieri per le tue nuove notti di baldoria, ingresso a inviti, oppure tu mi incanterai col tuo dilemma a pinna verde, qui tutto o niente, scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno dove è mistero la tua complicità. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo.
della sezione Poesia 2020 per la nona edizione del premio internazionale 8 milioni è stata composta attraverso una libera votazione effettuata su un sito web, più i voti espressi da 4 differenti giurie. Il totale dei voti espressi è stato di 4.275 e questo è il risultato finale. La classifica finale della sezione Poesia 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni 2020, ideato da Bruno Mancini e organizzato dall'Associazione Culturale da Ischia l'Arte Dila, con la collaborazione della casa editrice Il Sextante di Maria Pia Ciaghi, della testata giornalistica Il Dispari di Gaetano Di Meglio, dell'Associazione Algerina Ada di Dalila Bouchalfa. Quinto premio, codice POE 25, Liga Sara Lapinska, voti 231. E vi voglio leggere la poesia di Liga, che si chiama Ninna Nanna. Perché la ruggine avvolta nella tua mente? Perché il soffio e il vento di bola nella finestra? Comunque, la luna sta crescendo clemente. I boccioli pulsano delle rose selvagge. Mentre noi qui abbiamo fretta, mentre dividiamo il pane sul davanzale con le colombe, le finestre sono aperte, anche i fiori sono di ghiaccio. Forse, come la luna sta crescendo, perché l'orso si è svegliato nella dimora già, forse come la primavera che si apre, non sei triste, il domani diverso sorgerà perché la ruggine è avvolta nella tua mente. Se riesci a dormire, si realizzerà crema per il nostro gatto bianco, gli orecchini scintillanti per la tua sorella, il tuo papà in prigione inferiato e fragile. Dormi, sogna, in te il domani sta crescendo, un vento di bora violento lastrica le gemme e aperta la porta, forse domani ritornerà il nostro benvenuto perso sulla strada tra gabbie d'oro e vicine stelle. Dormi, figliolo, dormi. Quarto premio, codice POE 03, Silvana Lazzarino, voti 326. Nona edizione, premio internazionale di poesia 8 milioni, poesia finalista, codice POE 03. Silvana Lazzarino, Il segno oltre il tempo. Poesia ispirata all'opera del maestro Paolo Rubinelli. Dove il pensiero vola libero nel trovare altre stagioni che parlano di attesa e rinascita, abbandono e contemplazione oltre il tempo. Guida quel segno accennato, appena inciso, di geometriche emozioni a catturare a piccoli passi attimi di una vita dimenticata, spiragli di vita che ritornano sotto altra forma a restituire l'armonia dell'essere nella propria unicità di respiro infinito, scintilla delle molteplici armonie del cosmo. Terzo premio, codice POE 35, Maria Francesca Mosca, voti 470. Nona edizione del premio internazionale di poesia 8 milioni. Poesia finalista, codice POE 35. E ora vi voglio leggere questa bellissima poesia di Maria Francesca Mosca. Ti racconterò di me. Ti racconterò di me quando la memoria diventerà pensiero e gesti lontani, voci dimenticate riaffioreranno ad accompagnare faticosi passi del cammino.
sfiorerò con soffio leggero i ricordi. Nascoste lacrime illumineranno il silenzio di difficili momenti e in un fuggente sguardo si perderanno delicate carezze. Ti racconterò di me, figlio, quando i tuoi giorni più non avranno la baldanza della giovinezza. E nel rallentare delle ore scoprirai che il mio è sempre stato un racconto d'amore. Secondo premio, codice POE 36, è ancora Maria Francesca Mosca, con 611 voti. Nona edizione, premio internazionale di poesia 8 milioni, poesia finalista, codice POE 36. E sempre di Maria Francesca Mosca vi voglio leggere Vestimi d'azzurro. Vestimi d'azzurro, così un lembo del tuo orizzonte accompagnerà le mie paure nel nuovo sconosciuto cammino. Saranno colorati i miei pensieri, mentre un etereo sorriso trasformerà le mie speranze in una cornice di soffice nuvole per non spaventarmi davanti all'infinito. Vestimi d'azzurro per illuminare con riflessi di luce i frammenti delle tue disorientate lacrime quando ti chinerai su di me per dirmi addio. E vince il primo premio della sezione poesia 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni con voti 631, il codice POE 31, Luciana Capice. La nona edizione del premio internazionale di poesia 8 milioni, poesia finalista, codice POE 31. E di Luciana Capece vi voglio leggere una bellissima poesia che si chiama Il cielo incenerito. Una coperta di ombra scura imprigiona progetti al sol nascente nel lontano borgo d'Oriente. Silenzi nella capsula della paura, cuciti come ferro da recinto, a strozzare sogni nel profitto di chi comanda. È guerra! Le bombe simili ai mortaretti in festa a lapidare casa di comparto familiare. Il pianto punge cuore di madre, tipo avo trafitto, mentre il tempo strappa veloce innocenza bianca di fanciulla. È uguale a un letto di foglie morte, un diario di inutile importanza, dorme in fondo alla polvere, nella sacra terra dello stesso fratello. Beh, complimenti vivissimi a Luciana e a tutti i finalisti, le poesie erano veramente meravigliose. Negli ieri, oltre il sipario delle nostre solitudini, maturità non è peccato, scioglie il nodo nel mio petto, la mano che sposta da scaffali polverosi qui giù in platea i fluvi di antichi amori. Oggi la storia amara, spettri, romanza la mia testa, quest'uomo accanto che bisbiglia. Andiamocene insieme. Andiamocene insieme. Il viso ciondolo sulla sua spalla. Poi tutti in piedi a porgere gli omaggi, applausi. Ma lui non chiede il mio permesso, sfacciato. Nel togliermi gli occhiali, deciso, bisbiglia bella. Bella. Maliardo. Odora a sesso la mia grotta, sbandata, di fronte al suo bastardo sentimento. Testardo. Stele sacrale alla lussuria, finta, a un solo passo dal delirio, inappellabile. È troppo intenso il battito del cuore, emozionato, per dirgli
Smettila. Tremante. Hotel Sigillo, prego. Hotel Sigillo, prego. Già impone allo chauffeur, aprendo la portiera al mio passaggio. Grazie per averci seguiti, per me è stato un onore presentare questo premio anche in versione, come dire, casalinga. Tanti baci da me, Cacao, e soprattutto tantissimi complimenti, perché siete tutti grandissimi artisti e io sono veramente felice di aver parlato di persone così interessanti e importanti per tutti noi in questo momento. Grazie. Ciao.